torna dopo una settimana di pausa il campionato di Serie A1 femminile. In programma c'è l'avvio della seconda fase che vedrà le sei formazioni partecipanti sfidarsi in 5 giornate con accoppiamenti decisi sulla base dei piazzamenti al termine della regular season. Si comincia da una classifica che vede Iomi, Salerno e Sassari a 27 punti con le campane avanti, però in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti. Le due formazioni sono seguite da Lombardi Ecologia Conversano, Limestrino Nuoro e Artro Globo Teramo. Domani dunque in calendario c'è la prima giornata della seconda fase, sfida di cartello quella tra la capolista Iomi Salerno e la terza forza della massima serie, la neopromossa Lombardi Ecologia Conversano. Le due formazioni tornano ad affrontarsi per la quarta volta nella stagione 2012-2013. Il bilancio è di 3 vittorie tra Serie 1 e Coppa Italia in favore della squadra allenata da Giovanni Nasta. Si gioca alla Pallapalumbo, dove l'inizio della gara è fissato alle 18:30, arbitra la coppia Marcelli. In terra veneta va invece in scena la sfida tra Limestrino e Artro Globo Teramo, le quali hanno chiuso rispettivamente al quarto e al sesto posto nella regular season. Nella prima parte del campionato 2 vittorie per l'esordiente compagine allenata da Diego Menin, in altrettanti incontri giocati tra le due formazioni. Domani a Lissaro il via alle 18 dirigono Carrera e Rizzo. Il calendario riserva infine il derby sardo tra Sassari e Nuoro. La squadra di Baroffio divide il primato in classifica con Salerno e nei due confronti con Riscina e compagni ha sempre conquistato l'intera posta in palio. La gara tra Sassari e Nuoro avrà inizio alle 19 sotto la direzione dei signori Visciani e Busalacchi.